E benvenuti ragazzi e ragazzi, e benvenuti, questo è Andrea, sono sempre il vostro amico il grande Mark. E oggi siamo di nuovo su Pokémon Rubino Omega, come ogni giovedì. È lunedì ovviamente, lunedì e giovedì. Benvenuti a questo fantastico giovedì. Non lo so perché io questo video lo sto registrando. Sì, perché avendo scuola, torno a casa, ho poco tempo per fare due video. Ma, non importa, mi è arrivata finalmente la scheda SD, mi è arrivato anche il fumetto che avevo ordinato. E vi spoilerò solo poco, perché vi spoilerò questa parte, per i più amanti di questo anime l'avranno già capito, per chi è poco amante lo scopra in un video che farò. Haha, banana. Però a parte tutto, questo è il nono episodio della seconda stagione di questa serie. Nono episodio, quindi questo è quello di oggi pomeriggio, e finirà questa serie, e molti di voi saranno felici, e molti no, e lunedì ne incominceremo una nuova. Ragazzi, cari miei, oggi faremo le penultime battaglie, lotte, perché siamo sempre qua a Resort Lotta, dentro la villa lotta, per qualche lotta. Mamma mia. Allora, io vi ho tenuto per questo video due fumetti misteriosi, perché non li scoprirete ancora. Ovviamente per i più amanti, quelli che avete visto nello sfondo, per i più amanti l'avranno già capito. Ovviamente ci sono altre cose che vi voglio far vedere in questo video. Due fumetti sono misteriosi, e uno che forse avete già visto in uno dei miei video, che in questo momento è coperto da Nintendo. Per chi vede alcune volte lo sfondo, o per chi ovviamente vede i miei video, l'avrà già visto. E anche un'altra cosa, ma vabbè, magari in questi frangenti potrei ritrovarmi altre cose, sa mai. Ma so, questi qua sono solamente dettagli. Dragartigli, vai così. E lui mi fa stridio della cacca. Va bene. Ah, oggi ragazzi è uscita una live con il mio caro amico Fabio Amati 03, che su YouTube fa live su Rainbow. E non porta live su Fortnite. Quindi vi lascio sotto in descrizione il nome preciso su YouTube, e andate a vedere il suo canale e ditegli nelle live di fare live su Fortnite, perché io voglio vedere delle sue live su Fortnite. Adesso mi sono dimenticato, mi iscriverò anche dall'iPad, e guarda, lo faccio con voi in live. Sto accendendo l'iPad, ho messo la password, tolgo il video che mi stavo vedendo prima e cerco Fabio Amati 03. Lo sto facendo. Psychoshock Fabio Amati 03, ecco qua. Ragazzi, adesso ve lo faccio vedere un attimo veloce. Ecco qua, siamo sul canale di Fabio, lui e lui. Intanto mi sto vedendo un video di DTD e mi iscrivo. Quindi Fabio, se stai vedendo questo video, sappi che ti voglio bene. E fai del live su Fortnite. Le devi fare non solo su Rainbow. Sì, Rainbow è bello, ma dopo un po' rompe, no? Come tutte le cose dopo un po' rompe. E infatti anche come questa serie. Vai. Allora, palla ombra. Intanto mi sono iscritto, perfetto. Vedete come sono bravo. Ok, vai Psychoshock. Ok, siamo pronti, prontissimi. Ah, ovviamente vi ricordo che questo sabato sarò al Torino Comics. Forse insieme a Alessio Mascia, quello che avete visto giovedì, non oggi uscita, cioè sì, per sì, che avete visto nel video di Dokkan, episodio 3 della seconda stagione.
Quindi dovrò vedere se posso stepparci anche se vi avvertirò su Instagram, quindi va bene. Bene. Forse ci sarà anche lui, devo chiedere bene. Domani, quindi per voi giovedì, per me domani in senso giovedì, quindi per voi sarà venerdì, ma in verità non è venerdì, ma è giovedì. Adesso batti terra, sì, va bene. Vi lascio ovviamente anche il nome Instagram sia di Alessio Mascia, anche il soprannome, non è lo soprannome Mascia, però Fabio Amati è il nome del canale, precisamente, perché anche se l'avete già visto, però va bene. Innamorato, vai così, bravo, dragarti, bravo. Sei intelligente quando non ti devi sedare, septa e certe volte che ti fai innamorare di una glemmiao schifosa. Bravo, fammi dragarti, se no ti ammazzo. Bravo, dragarti, bravo. Perfetto, glemmiao, glemmiao, ciao, ciao. Pawniard, 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 pa 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 pawniard. Allora, io adesso. No, non lo mega evolvo. Dragartigli. Bene, scusatemi ragazzi. Oh, ok, che sono venuti due. Che forse cambierò casa. Questo non dovevo dirvelo così, però ve l'ho detto. Forse cambierò casa, quindi sono venuti due ragazzi per prendere misure della mia camera. Yeah, vai. Vai così. Quindi mi sa che ci saranno pochi video. Cioè, continuerò in un'altra casa, ovviamente. Vai, Septile! Spacca tutto con Dragartiglio. Comunque, ragazzi, vi lascio sempre 7 minuti per questioni che magari alcuni si annoiano. Sì, però se voi decidi a morire. Ti decidi a morire. Ti decidi a morire. Vabbè, tanto posso durare un po' di più. Vai! Gesù, grazie! Ah, porca puzza. Ci abbiamo fatto. Quindi ragazzi, per questo video è tutto. Mi raccomando, lasciate un bel pollicione in su. Commentate, condividete, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. Noi ci vediamo tra poco e domani con un nuovo video. Pica pica. A tutti. Yeah!